In questa primavera, che sembra stregata per il mondo delle due ruote, avrebbe dovuto celebrarsi un evento fondamentale per il futuro del nostro movimento. Parliamo dell'inaugurazione del velodromo di Treviso, la cui apertura era stata fissata proprio per i primi mesi di quest'anno. Per una volta però nel rinvio del vernissage della struttura di Spresiano non c'entra il coronavirus. A venire meno nella scorsa estate è stata infatti la ditta incaricata della costruzione dello stesso velodromo, la Pessina Costruzioni, che ha depositato al Tribunale di Milano la richiesta di concordato in bianco. Una decisione assunta sulla base della situazione economica generale dell'azienda, nonostante nel cantiere di Treviso sino alla primavera scorsa non si fossero registrati ritardi. Ci troviamo a Spresiano, in provincia di Treviso, all'interno del cantiere dove l'impresa Pessina sta realizzando il velodromo, il nuovo velodromo che avrà l'Italia fra pochi mesi, con il geometra Sergio Maioni e l'architetto Clara Taverna. Sentiamo innanzitutto qual è lo stato di avanzamento dei lavori. Allora, lo stato avanzamento dei lavori, abbiamo completato le opere di scavo, con lo smaltimento diciamo di tutti i materiali eccedenti. Stiamo realizzando le opere in cemento armato che saranno propedeutiche alla posa delle gradonate del velodromo e della copertura, che è una copertura metallica che appoggerà su questa struttura in calcestruzzo e che sarà formata la copertura sarà formata da due grosse travi principali su cui poi ci sarà un'orditura su cui andrà applicata poi una copertura metallica piana. La tabella di marcia è perfettamente rispettata allora sino a questo punto? Allora, in questo punto abbiamo avuto dei leggeri ritardi dovuti soprattutto al periodo invernale che non ci ha permesso di sviluppare tutte le fonti di lavoro, però siamo in linea di marcia e il velodromo sarà completato nella primavera del 2020. Rising up, the falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. Have some fun, or at least we'll try. Un'opera da 30 milioni di euro, iniziata nell'autunno del 2018 da realizzare con la formula del Project Financing, che avrebbe dovuto dare vita ad un velodromo con 6.000 posti a sedere, gestito per 50 anni dalla stessa ditta costruttrice, che invece ha visto il proprio destino incrociarsi con quello di altri cantieri. Già a fine 2018 era noto che il gruppo Pessina non versava in buone acque, ma una serie di appalti importanti, tra cui anche quello relativo alla costruzione del velodromo trevigiano, avrebbe dovuto rimettere in carreggiata il colosso milanese dell'edilizia. Così invece non è stato. I lavori per la realizzazione dell'ospedale di La Spezia da soli hanno causato una perdita di circa 40 milioni di euro per la Pessina Costruzioni, la cui esposizione totale sarebbe arrivata a 110 milioni di euro, costringendo così Patron Pessina a rivolgersi alla sezione fallimentare del Tribunale di Milano. Velodromo che ormai probabilmente verrà inaugurato già a gennaio del 2020. Come stanno andando le tappe per questa costruzione? Il cronoprogramma diciamo che è rispettato in maniera sufficientemente rigorosa, certo qualche imprevisto magari per il tempo ci può essere, però per tutto quello che riguarda lo svolgimento procedurale siamo in piena sincronia con Treviso, con la prefettura
con l'azienda Pessina che costruisce. Quindi al momento, facendo tutti gli scongiuri propri dei ciclisti, siamo sufficientemente tranquilli. Forse a gennaio non ce la faremo, ma nella primavera sicuramente. Finalmente Treviso e l'Italia avrà un velodromo per fare Coppe del Mondo e soprattutto anche mondiali. Sì, questo sicuramente è nato con questa idea, proprio perché non deve essere e non sarà, visto che è in terra trevigiana, una cattedrale nel deserto, ma deve essere, diciamo, di stimolo a tutta l'attività. E penso che questa volta ci riusciremo, visto che non è il primo tentativo che facciamo su Treviso. Speranze purtroppo tradite, quelle dell'allora segretario generale della FCI, nonché responsabile unico del procedimento relativo all'impianto trevigiano, Maria Cristina Gabriotti, che dopo 15 anni di servizio in seno alla FCI è andata in pensione lasciando il proprio incarico a fine 2019 con il velodromo di Treviso ancora in alto mare. Ora il futuro dell'opera passa attraverso le decisioni del Tribunale di Milano, che proprio nei giorni scorsi ha ammesso al concordato in bianco con continuità aziendale la Pessina Costruzioni e ha fissato per il 18 giugno prossimo il termine entro cui consegnare la proposta concordataria. Una proposta che dovrà essere vagliata e accettata dai creditori in vista dell'udienza del prossimo 14 luglio. Un passaggio fondamentale se si vuole evitare il fallimento dell'azienda e il conseguente blocco definitivo dell'opera. Tocca quindi alla Pessina Costruzioni convincere i propri creditori con un piano che sia credibile e che preveda la continuazione dei lavori per reperire le risorse necessarie a saldare tutti i fornitori. E tra le opere da realizzare quanto prima per poi passare all'incasso potrebbe esserci proprio il velodromo di Spresiano. Non resta dunque che attendere l'estate per conoscere il destino della pista che avrebbe dovuto mettere le ali agli azzurri in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Take me out.